A 40 anni dalla morte di Vittorio Bachelet. Quarant'anni fa fu ucciso dalle Brigate Rosse Vittorio Bachelet, allora vicepresidente del CSM e professore nella Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza di Roma. L'istituzione in cui sedeva prima di morire lo ricorda oggi alla presenza del Presidente della Repubblica. Bachelet dimostrava con la sua azione che è possibile realizzare una società più giusta senza una contrapposizione aspra. Oggi le contrapposizioni ideologiche sono sfumate, per motivi storici, ma rimane sempre il rischio di altre contrapposizioni basate sulla pura difesa di posizioni di parte. Occorre avere maggior coraggio. Attraverso il dialogo paziente e tenace occorre ricercare con disponibilità sincera al confronto la soluzione migliore, ha detto il capo dello Stato. Mattarella ha ricordato i principi di Bachelet e concluso. Chiuse virgolette è stato ucciso perché impersonava il senso più autentico della nostra democrazia, coniugando fermezza di principi con reale disponibilità al dialogo, nella ricerca del punto di incontro tra prospettive differenti, cercando di fare tutto orientare verso l'interesse generale. Il vicepresidente dell'organo di autogoverno delle toghe, David Ermini, ha parlato di Bachelet come di un uomo di unità. Erano anni difficili, anni inquieti. Erano tempi di dura dialettica ideologica, in un paese teso e angosciato. E i magistrati stavano in prima linea contro il fuoco terrorista. Bachelet, grazie alle sue doti di equilibrio, serenità, disponibilità all'ascolto e grande capacità di dialogo e mediazione tra le correnti organizzate, contribuì a garantire l'unità del Consiglio, e a tenere compatta l'intera magistratura, ha sottolineato. Presente alla commemorazione anche il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Fu rivolta alla difesa delle garanzie costituzionali e della tutela dello Stato di diritto. Un obiettivo che anche noi dobbiamo perseguire con il dialogo e il confronto istituzionale, ha dichiarato. Iscriviti al canale per seguire tutte le novità.